Bene amici, siamo da Alcatel e devo dire che finalmente la gamma 2018 è molto più semplice anche da comprendere, perché si tratta di modelli 5, 3, 1, si parte da 99 euro, si arriva fino a 229 con questo che è proprio l'Alcatel 5, molto bellino esteticamente. Finalmente si trova anche quel design che in Alcatel si era un pochino perso. Qui abbiamo una doppia fotocamera anteriore, una tra l'altro grandangolare, riconosce automaticamente la scena, oppure possiamo andare a cliccare lì per aprire fino a 120 gradi proprio il diciamo l'apertura della camera, oppure possiamo andare a fare delle foto simpatiche social, possiamo per esempio fare quattro quadrati, oppure possiamo fare altri effetti, insomma votato molto alla multimedialità. Ovviamente display 18 noni come tutta la gamma, anche i telefoni da 99 euro di Alcatel. Poi vi racconto una cosa sui display. Abbiamo 3 giga di memoria integrata, 32 GB di memoria utente, bello il pulsantino accensione e spegnimento zigrinato, il jack per le cuffie, la USB di tipo C, dietro la camera è singola, mi pare da 13 megapixel, al riconoscimento facciale, insomma un bel telefono soprattutto da tenere in mano, molto molto piacevole. 229 euro, c'è un purtroppo tutta la line up a processori MediaTek, ma in Alcatel ci dicono di averli ottimizzati. 3V, mi è piaciuto tanto la finitura posteriore, doppia camera, qua viene utilizzata la seconda camera per gli effetti bokeh da 2 megapixel, la principale è da 16 col sensore di impronta digitale, ricorda un po' l'HTC U11 questa finitura. Abbiamo un metallo tutto intorno, è in plastica ma metallizzata, micro USB e il display sempre 16 noni, ma qua abbiamo un display da 6 pollici 2K con tra l'altro i bordi stondati, li vedete lì molto carini, anche qua riconoscimento facciale per quanto riguarda lo sblocco. 3X, scendiamo un po' di polliciaggio, 5,7 pollici, qua abbiamo un display HD Plus, 179 euro. Quello che volevo dire dei display è che Alcatel si è costruita una fabbrica per costruirsi display, quindi punta tanto quest'anno su display, niente AMOLED ma IPS di buona qualità anche sui base gamma. Qua vi dicevo 179 euro, carino anche qua l'effetto metallizzato al posteriore, ci sono 3 colorazioni e volevo far vedere come qua la camera posteriore invece viene utilizzata in maniera diversa rispetto a quello che aveva l'effetto bokeh. Qua abbiamo una 8 megapixel e una 16 megapixel grandangolare, la 8 megapixel 120 gradi anche qua. Sistemi operativi sono tutti basati su Android 7.1.1, poi chiederemo a Flavio se arriverà Oreo, ma c'è una chicca con Oreo. Alcatel 3, scendiamo ancora di prezzo, 149 euro, 5 pollici e mezzo, anche qua HD Plus, anche qua, qua non abbiamo i bordi stondati, ma abbiamo il vetro stondato. Diciamo che il fil rouge della gamma sono un po' i materiali e finiture, molto bello anche questo. Qui abbiamo una camera 16 megapixel posteriore, batteria sempre 3000 mAh, bello sempre il pulsante messo qua, tutti hanno il pulsante zigrinato e questa cosa mi fa impazzire, jack, insomma è un po' un fil rouge di questa gamma. Qua abbiamo ancora riconoscimento facciale, andando sul 3C perdiamo riconoscimento facciale ma rimane il fingerprint. Qua siamo a 129 euro, quindi sempre più giù, un po' più plasticosi i materiali ma ci sta, stiamo abbassandoci di gamma, 13 megapixel fingerprint, però rimane la zigrinatura sul tasto di accensione e spegnimento, la micro USB, vi faccio vedere un po' il telefono su tutti i lati e abbiamo un display anche qua 18 noni, qua con i bordi leggermente stondati, 6 pollici di diagonale e sto temporeggiando perché la chicca ve la sto tenendo per ultima. Eccola qua, Alcatel 1X, ve lo faccio vedere dietro. Bello, bellissimo il touch, proprio il feel della cover posteriore che sembra quasi vellutatina, ma davanti ve lo faccio vedere qua, ce l'ho in tasca, perché questo è uno smartphone con Android Go. 5,3 pollici di diagonale, stondatini, 99 euro, sempre 18 noni il rapporto di forma, 2460 mAh di batteria, ma guardate se vado dentro nelle impostazioni sistema e vi faccio vedere che tipo di sistema operativo c'è, addirittura subito Oreo 8.1, patch aggiornatissime e Android Go. Android Go praticamente è una versione di Android molto leggera, con anche delle applicazioni molto più leggere. Ci facciamo un esempio, Facebook, l'applicazione è intorno ai 60 mega più o meno, l'applicazione Facebook di questo smartphone è intorno ai 2 mega, stessa cosa per le mappe, stessa cosa per Gmail e infatti lui ha solamente 1 GB di memoria RAM, però riesce a girare come telefoni che ne hanno due.
Per chi è stato pensato questo smartphone, si parla sempre dei mercati emergenti, si parla sempre di India, si parla sempre di mercati dove comunque anche un euro in più conta. In realtà, per chi vuole spendere 99 euro, quindi veramente un telefono abbastanza base gamma, ma vuole avere comunque 18 noni, un display comunque tutto sommato abbastanza buono, sì, non ha un grandissimo angolo di visuale, però mi sembra comunque un display superiore ad altri telefoni che abbiamo visto a 99 euro, tipicamente hanno display da 4 pollici, sono molto plasticosi, invece questo qua ha una sua struttura e consistenza, beh, potrebbe essere un'idea. E tra l'altro, sinceramente, magari si va a perdere un pochino in grafica, ma la differenza tra le applicazioni di Android Go e le applicazioni Android normali alla fine non è che sia proprio così eclatante. Sì, magari anche la grafica del sistema operativo, che tra l'altro pesa decisamente meno rispetto ad Android normale, vedete c'è anche YouTube Go, insomma una serie di applicazioni ottimizzate proprio per questa versione. Andiamo un attimino nelle impostazioni così da farvele vedere un pochino tutte. Questo sono proprio tanto curioso di provarlo. E allora, vecchia conoscenza, molto, ci vediamo dai Mobile World Congress, penso del 2005, forse sì, anche prima. Io prima. Tu prima. E Flavio, finalmente una razionalizzazione della gamma, sì. Prezzi da 99 euro a 219, quando li vedremo? Soprattutto Android Go, quando lo vedremo? Ma ascoltami, abbiamo fatto un grande lavoro, quello che tu vedi oggi è il risultato di 12 mesi di lavoro. Abbiamo fatto tesoro delle esperienze positive e negative, perché non è che abbiamo sempre, voglio dire, fatto centro. Però quest'anno devo dire che stiamo arrivando qui con qualcosa di molto convincente, l'hai detto poi tu stesso nella tua presentazione. Prima di tutto display 18 noni, ma display 18 noni per tutti. Che, insomma, sembra banale, ma non lo è così da fare. E grazie. Poi è un base di gamma finalmente non inchiodato con questo nuovo Android Go. Questo però non è tutto merito nostro, cioè finalmente Google ha capito che si poteva fare le stesse cose con meno risorse hardware. Perché alla fine, voglio dire, è questo quello che serve. La gente vuole fare certe esperienze d'uso e questo è indiscutibile. Però magari riscrivendo il software, ripensando l'architettura, una roba e l'altra, la dimostrazione qual è? Che con un GB si può fare tante cose. Quindi questo è solo l'inizio, quando escono questi prodotti. Altro sforzo che è stato fatto è per non farli uscire tutti insieme a maggio-giugno come l'anno scorso. In realtà da gennaio abbiamo avuto ogni mese un lancio di prodotto, perché il 3C è nato a gennaio, il 3V è nato a febbraio, il 5 nasce adesso a marzo e così via. L'1X quando arriva fra maggio e giugno. Non vedo di provarlo, grazie Flavio. A prestissimo, insomma, non appena Google ci dà l'ultimissima versione sarà tua. Certo che dietro tre LED ce li potevate mettere, mi sono divertito troppo con la 5 in discoteca. Prossima volta devi venire anche ce tu. Ce ne facciamo uno a mano, posto per me. Grande. Grazie. Ciao a tutti.